Facciamo qualche cenno di teoria delle ombre. Prendiamo un oggetto, diciamo una superficie sferica, comunque sia tondeggiante, e andiamo a considerare la direzione della luce, questa è la cosa più importante. In questo caso la mettiamo alle spalle dell'oggetto proveniente dall'alto sulla nostra destra. Quello che osserviamo sulla superficie, nella superficie in questione, è che c'è un punto più luminoso sulla superficie stessa che, la cui luminosità va a decadere man mano che ci allontaniamo da questo punto, che è il punto in cui si riflette la sorgente luminosa. La luce è sulla superficie digrada fino ad arrivare a un punto che chiamiamo linea d'ombra, dove la superficie si nasconde in qualche maniera alla sorgente luminosa, creando una zona d'ombra. Quest'ombra, che appartiene proprio all'oggetto, la chiamiamo ombra propria. Una volta segnata la linea d'ombra possiamo andarla a riempire con del tratteggio o con la tecnica che preferiamo. Una volta soddisfatti di come abbiamo rappresentato quest'ombra, dobbiamo andare a considerare tutti gli effetti che può avere l'interazione tra il nostro oggetto e l'ambiente circostante. Ad esempio qua ci possiamo disegnare un piano e, considerata la direzione della luce, supponendo che sia una luce naturale come quella del sole con i raggi paralleli, quello che vediamo è l'effetto di quello che chiamiamo il cono d'ombra. Il cono d'ombra segna sul piano, in questo caso, una forma che chiamiamo ombra portata. È l'ombra che l'oggetto proietta sugli oggetti che ha intorno. Quest'ombra ha delle caratteristiche ben specifiche. Innanzitutto è più scura e netta quando è vicino all'oggetto che la proietta, e poi diventa sempre più leggera e ai bordi sempre più sfumati, questo dovuto a un fenomeno che chiamiamo scattering della luce, man mano che ci allontaniamo dal soggetto che la proietta. Quindi di fatto quello che si crea è una sfumatura all'interno dell'ombra. Un altro aspetto fondamentale della teoria delle ombre è un fenomeno di luce che chiamiamo riverbero. Il riverbero è generato da tutta la luce riflessa che colpisce gli oggetti nell'ambiente, che rimbalzano e tornano ad illuminare la parte di ombra propria del soggetto. Quindi, come stiamo vedendo, la luce rimbalza. Una volta che rimbalza in tutte le direzioni, è importante considerare che stiamo parlando di luce riflessa. Tornando indietro va a rischiarare la parte di zona d'ombra, di ombra propria, quindi creando questo effetto che ci aiuta a dare tridimensionalità agli oggetti. Il colore, se stiamo realizzando un'immagine a colori, del riverbero sarà legato alle superfici che sono intorno all'oggetto su cui stiamo disegnando. Quindi se questo piano fosse verde avremo un riverbero di colore verde, chiaramente un verde che va a influenzare il colore stesso dell'oggetto, della sfera. Diciamo che attraverso l'osservazione del reale, quindi del disegno dal vero, possiamo imparare molto sulla teoria delle ombre. Ma queste poche indicazioni, queste piccole regole, possiamo vedere che vanno a descrivere quasi totalmente quello che possiamo osservare su un modello, su una natura morta, in generale nel disegno dal vero.